Nier Replicant version 1.22.47.44.87139, edizione migliorata e ampliata del titolo Square Enix, rilasciato originariamente nel 2010, è disponibile ora su console PC. Versione alternativa del Gestalt, arrivato anche da noi in Europa, è il prequel del primo, enorme successo del regista e sceneggiatore Yoko Taro, Nier Automata. Questa volta lo sviluppo è stato affidato a Toy Logic, che ha realizzato un prodotto a metà fra remake e remaster. Ma saranno riusciti a smussare quelle problematiche evidenziate nell'originale? Dopo la temibile sindrome da clorurazione bianca, gli esseri umani sopravvissuti sono riusciti a ricreare una parvenza di civiltà, sfruttando i resti del passato per costruire nuove città. All'interno di un villaggio rurale vivono il protagonista e sua sorella Iona, affetta da un'incurabile malattia conosciuta come necrografia. Alla ricerca di un modo per alleviare le sue sofferenze, il giovane Nier si imbatterà in un misterioso libro parlante, Grimoire Vice. L'improbabile squadra formata assieme alla sboccata guerriera Kainé ed Emil, ragazzo dotato di straordinari poteri, partirà alla ricerca di un modo per salvare definitivamente Iona in un'avventura che segnerà per sempre le sorti dell'umanità. Pur mantenendo l'essenza dell'originale, Nier Replicant ha subito tantissime migliorie. Un action RPG che trasporterà il giocatore in un mondo post-apocalittico in cui la civiltà è regredita ad uno stato quasi medievaleggiante, pur con residui delle civiltà del passato e dei loro progressi tecnologici. In ciascuna porzione di gameplay, inoltre, Yoko Taro ha determinato quale genere migliore abbinarvi, creando un parallelismo unico fra trama, caratterizzazione dei personaggi e gameplay. Non possiamo non citare il coinvolgimento di Platinum Games nella figura di Takahisa Taura. Dopo il successo di Nier Automata, la software house ha ben pensato di svecchiare lo stile di gioco del capitolo originale, andando a introdurre una serie di innovazioni capaci di rendere il sistema di combattimento più dinamico. Oltre a salire di livello, potremo migliorare le nostre prestazioni in battaglia grazie alle parole, potenziamenti passivi che potremo legare ad armi, abilità e incantesimi, ottenibili sconfiggendo le ombre. Potenziando le nostre armi, avremo inoltre modo di sbloccare nuovi capitoli delle interessantissime storie dell'arma, vero e proprio marchio di fabbrica del Director. Le missioni secondarie saranno uno dei pochi modi che avremo per guadagnare oro, spendibile nei negozi in cambio di armi e oggetti. Superando le prime fasi, avremo l'opportunità di sbloccare la pesca e un campo da coltivare, in modo da poter ottenere materiali da rivendere ai commercianti. Il lavoro svolto da Toy Logic nella ricostruzione del mondo di gioco è stato davvero sopraffino, creando nel giocatore un senso di nostalgia per il titolo originale e allo stesso tempo migliorando notevolmente le ambientazioni esplorabili. Anche la direzione artistica ha subito delle notevoli migliorie, con dei personaggi che risultano vivi ed espressivi più che mai. Il comparto sonoro è stato completamente ristrutturato in modo da rendere la già esaltante colonna sonora di Nier ancora più preziosa, grazie ai nuovi arrangiamenti del compositore Keiichi Okabe. Il doppiaggio è stato inoltre registrato ex novo e sarà possibile scegliere se giocare con le voci giapponesi o quelle americane. L'etica e la morale saranno due elementi fondamentali della trama principale di Nier Replicant, che potremo scoprire nella sua interezza solamente finendo più volte il titolo. Ogni volta che caricheremo il gioco dopo averlo completato, infatti, verranno sbloccati nuovi dialoghi e scene aggiuntive, con le quali potremo scoprire il punto di vista di altri personaggi e comprendere meglio le loro intenzioni. Se avete apprezzato l'originale Nier o se vi siete innamorati della saga grazie a Nier Automata, non potete certo lasciarvi sfuggire Nier Replicant 1.22. Il lavoro svolto da Square Enix e Toy Logic è davvero superbo, tecnicamente è stato reso in maniera eccellente e le novità apportate al gameplay riescono a conferire un tocco moderno al prodotto originale, senza considerare le scene aggiuntive integrate alla trama che lasceranno a bocca aperta tutti i fan di Yoko Taro.